Il progetto PON Metro parte da un presupposto. Nelle città metropolitane italiane ed europee si gioca il cuore della sfida della lotta al cambiamento climatico, della transizione energetica digitale, della trasformazione dei nostri territori attraverso la rigenerazione di intere parti delle grandi aree metropolitane. Per questo, grazie a PON Metro, noi possiamo investire sulle professionalità, sulle competenze attraverso il capacity building, ovvero possiamo costruire delle competenze che all'interno della pubblica amministrazione ci consentano di predisporre progetti, di mettere in campo azioni, politiche che mirano proprio a conseguire risultati significativi sul fronte degli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea. Ho citato appunto il clima per indicare uno dei più importanti. Con il PON Metro noi finanziamo azioni su tutta l'area metropolitana, a cominciare dal capoluogo, e possiamo anche dare riscontro di risultati molto concreti attraverso azioni operative che riguardano le nostre periferie, gli stili di vita, il sistema di mobilità, riguardano ovviamente anche l'attenzione all'ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2. Le città metropolitane, del resto in Italia e in Europa, consumano quasi l'80% di energia e producono quasi l'80% di anidride carbonica. È qui che noi dobbiamo concentrare strumenti e risorse. Grazie anche al progetto PON Metro noi siamo in grado di avere anche una serie di dati aggiornati che ci consentono di intervenire in modo efficace e concreto nelle aree più critiche delle nostre città metropolitane e quindi ottenere risultati in linea con gli obiettivi fissati dalla Commissione Europea.